Grazie. Guardi, mi dispiace della sua caduta di stile di prima. Io sono una persona sull'ordine dei lavori, per Sull'ordine dei lavori, favore, se è per ma fatto personale è alla fine della seduta, no, è consigliere Bandini. sull'ordine dei lavori, per favore. Prego, ci atteniamo quindi una proposta all'esito del suo intervento. Presidente, sull'ordine dei lavori, perché vede, essere super partes o essere presidente del Consiglio Comunale vuol dire, l'ho detto prima stamattina, informare i consiglieri comunali. Scusate, scusate, vorrei terminare. Cortesemente, cortesemente. Ed è grave che si continui a confondere un parere con una relazione, i tempi con degli altri. Allora leggo uno stralcio della pregiudiziale per sgombrare il campo da ogni equivoco e per rimarcare che non sono io che interpreto la legge. Tra le funzioni del Collegio dei Revisori dei Conti c'è anche quello della stesura di una relazione sulla proposta di delibera consiliare di approvazione del bilancio consolidato e sullo schema di bilancio consolidato entro il termine previsto dal regolamento di contabilità. Il nostro risale alle calende greche, dobbiamo cambiarlo. Giustamente il segretario generale faceva notare di aver già sollecitato chi di dovere alla modifica dei nostri regolamenti e dello statuto, che prevede ancora 60 consiglieri e il gettone in lire. Giusto perché uno presiede un'aula di un consiglio comunale con un regolamento delle calende greche, del regolamento di contabilità e congiunzione, non inferiore a 20 giorni. Non inferiore a 20 giorni, non 15. Non inferiore significa maggiore o uguale, non a casa mia, ma nella lingua italiana. Decorrente dalla trasmissione della stessa proposta approvata dall'organo esecutivo. Oltre a questo c'è il fatto, caro Presidente, che un consigliere comunale deve essere messo nelle condizioni di poter svolgere il proprio ruolo istituzionale di controllo e indirizzo. I segretari generali, adesso non mi ricordo se era la stessa segretaria generale o era il precedente, nel suo parere l'anno scorso disse, esiste, era un parere questo mi pare su un altro bilancio, disse, vale il principio di dare un congruo lasso di tempo ai consiglieri per poter visionare gli atti. Lei dice che nessuna delibera oggi è stata convocata e messa all'ordine dei lavori senza parere revisore. Benissimo. Fino a ieri sera alle 8 non c'era pubblicato il parere dei revisori dei conti sulla delibera 616, per fare un esempio. Ci sono cinque delibere che non sono passate in commissione bilancio, queste sei delibere più consolidate non si possono votare oggi. Io questo l'ho detto prima che lei si inalberasse. Posso comprendere umanamente lo sfogo dopo una tensione di un giorno, ma non sono certo io l'interlocutore del suo sfogo, Presidente. Lei ha un ruolo istituzionale che deve essere sempre garantito. Se non è nelle condizioni di poter svolgere con tranquillità il suo ruolo è un problema suo. Cortesemente oggi quello che lei ha fatto in aula nei miei confronti, ma non di Matteo Brambilla, ma del consigliere comunale Matteo, è intollerabile. Va bene. Glielo dico, lei ha mancato di rispetto al ruolo di consigliere. Voteremo la mia interdizione a No, scrutinio segreto, Presidente, Brambilla, perché le quello è frasi che sicuramente un caso di lei persona. si deve scusare non con la persona ma con il ruolo, perché le frasi che ha utilizzato se le vado a riascoltare io non le dirò niente. Ma io me le andrei a riascoltare e direi forse ho sbagliato il bersaglio. Grazie. Grazie a lei.